A lei se mi avevano detto che me lo davano vivo, mi avevano detto signora domani si va a prendere suo figlio, stia tranquilla. E alle 7 poi ho avuto la telefonata che mio figlio ha avuto un infarto. Signora, ma quando suo figlio è salito su, lei l'ha visto in stato un po' confusionale? No, no, non ho visto niente, no, 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 non ne sono accorta. Quando mio figlio è andato, sono andata a prenderlo io in via Burla, con mia lui ha guidato la macchina, Ma non riusciva però non riusciva a guidare. Lo vedevo che non aveva i riflessi pronti, perché lui è bravissimo nella guida. Da lì sua sorella ci fa che mia figlia è incinta, ci ha detto, Giuseppe, spostati che guido io. Lì per lì è stato il fratello che gli dice, Savi, sei incinta, lascia stare, guido io. Al carcere, ci ha detto suo fratello. Quando sua sorella ha visto la guida, che non aveva i riflessi pronti, cosa c'hai? ci fa spostati, guido io. Non stai bene, gli ho detto cosa c'hai? Lui mi ha detto no, mi ha fatto una puntura, la sto ancora squassando di 15 giorni. Ho Basta. detto ma che puntura ti hanno fatto? È quella di Reggio, mi fa mamma le sto ancora. Che gli facevano in via Burla non lo so, però loro mi hanno detto che gli Questo. facevano una puntura ogni 15 giorni Chi è quello per della i destra? Sono rumori, andata il dottore di via per i Burla. rumori, per i suoni. Pomeriggio sono venuti a perquisire la casa. Sì, sono venuti che la polizia hanno voluto controllare la casa se c'erano della roba a livello di stupefacenti così, ma non hanno, cioè ti prendo il foglio questo lo leggo, ma non hanno trovato niente. Loro hanno trovato, hanno scritto esito negativo, però nel foglio hanno scritto che il ragazzo è deceso per abuso di sostanza stupefacente. Come fanno a dire questo se al mattino alle 7, al giorno 7 mi telefona il direttore e il dottore mi ha detto che è stato per un attacco cardiaco. Una persona generosa, amorevole, si faceva rispettare, un rapporto buono, una persona sempre disponibile, si spogliava anche per gli altri. Andava anche in comunità mio figlio, non è stato mai un ragazzo di abbattersi nel problema, anzi, quando vedeva che lui cominciava a stare male, qui a Parma, se ne andava da suo padre, e quando stava male da suo padre, veniva qui, non ha cercato mai di infognarsi, lui cercava sempre nel miglior modo di affrontare il problema e di saltarci fuori.